Salve a tutti ragazzi, sono Mavi98, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, oggi vedremo il riassunto dell'episodio 86 di Dragon Ball Super. Ma prima partiamo con la sigla. Ragazzi, inizio episodio, vediamo Goku che parla con Dende chiedendogli dove si trova C-17. E gli risponde che si trova su un'isola e lavora e ha tre figli. E ragazzi, a questo punto vediamo una cosa mai vista in Dragon Ball: il tempio si muove e non ce l'hanno mai fatto vedere in tutto Dragon Ball, ma va bene così. Nel frattempo Goku e Dende parlano che C-17 si è allenato parecchio ed è diventato molto molto più forte rispetto a prima, e accenna anche a un bambino nato da poco e che Dende desidera che Goku lo alleni in futuro. Ragazzi, è Ub, la reincarnazione di Majin Buu. Io ci sono rimasto in quel momento, ma va bene così. Vediamo l'isola C-17, che è davvero bella. Goku si dirige su quest'isola e vediamo C-17 combatte contro dei branconieri. All'inizio Goku e C-17 non si riconoscono, ma C-17 ricorda la sua voce vagamente, quindi bene. Ci si incontrano per la prima volta e spiega che quei branconieri volevano questo animale, il Minotauro, e che in pratica questo animale vale molto per le sue corna ed è l'unico rimasto in vita, e spiega a C-17 che anche i mostri hanno dei sentimenti e quindi è tenuto a difenderli. All'inizio, cioè adesso vediamo Goku e C-17 che combattono, si scambiano qualche pugno e quando pare C-17 tiene testa a Super Saiyan, poi Goku si trasforma in Super Saiyan Blu e gli lancia una Kamehameha addosso e C-17 la ferma con una mano. Attenzione C-17, it's over 9000. Ragazzi, finalmente vediamo questi due colossi contro. Poi alla fine smettono di combattere perché sennò rischiano di distruggere l'isola. Goku gli parla del torneo, la storia dei 10.000 zenni, ma C-17 non accetta. Goku si lascia sfuggire una piccola parola che ha il destino di tutti in gioco, e Goku gli dice questa cosa del, insomma, che gli universi verranno cancellati. Ma a quanto pare C-17 non frega niente, quindi non frega niente perché in pratica se vengono cancellati non fa nulla, non gliene frega niente perché l'ha deciso la natura stessa. E ragazzi, a fine episodio vediamo questi branconieri spaziali che anche loro vogliono il Minotauro, non so che cazzo ci trovano in quell'animale. L'episodio finisce qui, nell'anteprima vediamo Bills con una faccia demente e C-17 e Goku che cercano di risolvere questo piccolo guaio dei branconieri spaziali. Perché proprio tutti sulla Terra devono venire? Non lo so. Va bene, questo riassunto finisce qui. L'episodio mi è piaciuto molto. Il nuovo stile di combattimento è davvero bello. Cioè, se non l'avete notato, il nuovo stile di combattimento di Dragon Ball è bellissimo. Però preferisco quello vecchio, ma fancazzi. In un momento i disegni sono andati a puttane, ma lasciamo stare. Allora, ci tengo a precisare una cosa, ok? Molti dicono su YouTube i livelli di combattimento sono sballati, eccetera, eccetera. Ma se Goku usa Super Saiyan Blue, c'è una ragione. Il Super Saiyan Blue è diverso dalla trasformazione di Super Saiyan. Sì, è vero, è molto parecchio più potente, ma Goku in quello stato può trattenersi al tappunto da diventare addirittura più debole di un Super Saiyan normale. Cioè, non so se, perché una trasformazione diversa non è data dalla rabbia, quindi quella potenza rimane quella, insomma. Vabbè, è un po' complicato spiegare. Comunque è una trasformazione calma. Vabbè, non so spiegarmi, quindi ok ragazzi, il video finisce qui. Se il video vi è piaciuto commentate, iscrivetevi, mettete like. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.